Ciao, oggi inizia la seconda lezione dello strumento musicale siciliano chiamato friscaletto. Spero che la prima lezione sia stata abbastanza chiara e che vi sia stata d'aiuto. In questa seconda lezione parleremo della posizione del corpo e delle mani per poter suonare questo strumento. Faccio presente che qualunque friscaletto vi trovate nelle mani, o in do, o in la, o in sol, e via di seguito, voi considerate sempre di avere un friscaletto in do, e la mia lezione la farò sempre col friscaletto in do, anche se vi farò ascoltare le differenze dei vari friscaletti, come per esempio suonare con un friscaletto in la, di solito lo si usa per fare dei pezzi dolci. Che so, vi porto un esempio. Mettiamo questo. Sentite la dolcezza del suono? Oppure se ne prendiamo uno in sollo, così. Considerate ora che ha un suono più basso di quello in là. Proviamo a fare questo pezzo. Sentite la differenza che esiste di sapore fra uno strumento e l'altro, che hanno delle tonalità diverse. Mentre il friscaletto in do è chiaro che si usa magari per le tarantelle perché il suono è molto robusto e brillante, come in questo caso. Quindi abbiamo sentito queste differenze fra i vari friscaletti. Adesso, come ho detto prima, passiamo alla posizione fisica e manuale per suonare questo strumento siciliano. E allora, naturalmente il corpo deve essere dritto, le braccia leggermente allontanate dal busto, il friscaletto imboccato, e non deve essere né troppo alto né troppo basso, ma una via di mezzo. Le mani, la sinistra la usiamo per coprire la parte alta del friscaletto, il buco posteriore, quello più in alto, e poi a scendere indice, medio e anulare, e chiudiamo questi quattro buchi. Con la destra partiamo col pollice sul buco posteriore del friscaletto, pollice, indice e medio, e abbiamo chiuso tutte le posizioni. Attenzione, questi due buchi finali lasciamoli aperti e poi in seguito vi dirò il perché c'è questa caratteristica di questo friscaletto. Da questa posizione, quindi con questi buchi tutti chiusi, noi abbiamo qua il do. Lasciando le dita uno a uno riusciremo a fare la scala musicale di do, la scala di do maggiore, lasciando le dita così come sono, in modo naturale. L'unica eccezione la fa quando arriviamo nella nota la, e ora vedrete, perché partendo da qua e lasciando un dito per volta io ho do, re, mi, fa, sol, la. Qua fa eccezione perché invece di lasciare questo per ottenere il si, lo lascio sì, ma contemporaneamente devo abbassare il medio, e questo è il si. Lascio quest'altro buco e ottengo il do, che sarebbe l'ottava del do che siamo partiti, che sarebbe così. Ci siamo? E allora,
Proviamo a fare tutta la scala musicale lasciando le dita uno a uno. Premetto anche un'altra cosa, che se c'è qualcuno che è mangino, naturalmente può utilizzare la posizione all'inverso, usare la destra per coprire i buchi superiori e la sinistra per fare quello che prima faceva la destra. Chiaro? E allora, partiamo quindi da questa posizione, lasciando i buchi uno a uno, otterrete la scala del Do maggiore e cercherete di farla almeno 10 minuti al giorno, in questo caso così.